Ciao a tutti. Ogni tanto mi vengono certi pensieri riguardo l'universo, perché l'universo è una cosa straordinaria. È un mistero, è una cosa molto misteriosa. Quando guardi il cielo, non ti convinci mai che quelle stelle sono altri mondi, che quelle stelle sono quasi quasi infinite, che quelle stelle sono altri soli che scaldano altri pianeti e che con gli occhi addirittura non riusciamo a vedere le altre galassie, perché ci sono le altre galassie oltre a quella nostra, che contengono altri miliardi di stelle e quindi altri miliardi di mondi. Però dobbiamo essere sempre consapevoli che quel che vediamo nell'universo, che quel che vediamo in cielo, è il passato. Cioè, perché la luce di quelle stelle impiega tempo per arrivare sulla Terra. Quindi ci sono stelle che vediamo che sono lontane 100 anni luce, altre 1.000 anni luce, altre 600 anni luce sono più vicine, cioè la luce, ciò che vediamo noi, quella luce che vediamo è partita da quella stella 600 anni fa, o 1.000 anni fa, o milioni di anni fa. E quindi non sappiamo noi se quella stella adesso effettivamente esiste ancora, perché la luce che sta partendo adesso da quella stella arriverà qui fra 600 anni, quindi noi non ci saremo più, la vedranno i nostri figli, i nostri nipoti. E tutto questo è sempre molto strano, è sempre molto misterioso da pensare, sempre. Insomma, ciò che vediamo noi dell'universo quando alziamo gli occhi al cielo è il passato. Il presente non lo possiamo vedere, il presente adesso dell'universo. Cioè il presente è solo qui. È qui adesso. Il presente sono io qui adesso. Tutto ciò che è lontano da me, anche le cose che sono lontane da me, 2 metri, 1 metro, 2 metri, non sono esattamente il presente, perché comunque la luce impiega del tempo, un tempo infinitesimo, ad arrivare ai miei occhi, da una cosa lontana da me, 1 metro, 2 metri, o 1 chilometro, cioè comunque la luce impiega del tempo ad arrivare. E quindi il presente perfetto, è qui, sono io che penso, sono io, è dentro di me il presente perfetto, è dentro ognuno di noi, è dentro ognuno di noi, consapevole di ciò, che sa queste cose, consapevole di queste cose. E quindi poi sull'universo, su ciò che vediamo noi dell'universo, si fanno strada le ipotesi più suggestive.
ci sono i fisici che dicono, che ipotizzano che ciò che vediamo dell'universo sia, cioè che l'universo che vediamo sia in realtà un ologramma, una proiezione del nostro cervello. E quindi io ho scritto questa poesia, nella quale dico che ho intitolato Sofisticata scenografia. Se l'universo che vediamo fosse una scenografia proiettata dal nostro cervello, fatta di materia ordinaria e materia oscura, dietro cosa si cela? Un regno democratico? Una immobilità austera? O un paradiso incantato ove è sempre primavera? Insomma, se l'universo che vediamo è una nostra proiezione, una proiezione del nostro cervello, quindi poi alla fine dei conti ci viene da chiedersi di dietro questa scenografia, sofisticata scenografia, cosa c'è? Forse c'è un altro universo, forse c'è Dio, forse c'è il paradiso, forse c'è un altro mondo. Non ci è dato sapere di sicuro, e non ci è dato sapere di sicuro se è vero, se è certo, se è vero che ciò che vediamo dell'universo è una proiezione del nostro cervello. Però la cosa certa è che, come ho detto prima, ciò che vediamo noi lassù è un qualcosa che adesso non esiste più. Ho fatto anche la rima. Sì, non esiste più adesso perché? Perché quella luce, quelle luci che noi vediamo in cielo sono in realtà partite da quelle stelle migliaia, milioni di anni fa, centinaia, migliaia, milioni di anni fa. E quindi adesso cosa c'è lassù non lo sappiamo. L'adesso è solo qui, qui dentro di me. E quindi è finto ciò che vediamo in cielo. In realtà adesso lì c'è qualcos'altro. Alcune di quelle stelle saranno morte, non esistono più. E quindi poi approdo, queste sono mie speculazioni, approdo all'ipotesi che forse adesso nell'universo non. Cioè che forse l'adesso nell'universo non esiste. Cioè adesso lì non c'è niente. L'adesso sono solo io che vedo, io che osservo, io che guardo il cielo e vedo luci che adesso non esistono più. E quindi potrebbe essere vera la storia che ciò che vediamo noi dell'universo sia una proiezione, una nostra creazione, o meglio, una nostra co-creazione. Cioè noi osserviamo e creiamo, il nostro cervello decodifica la realtà così come la vediamo, ma c'è qualcun altro che fa sussistere ciò che c'è fuori di noi, che fa muovere ciò che c'è fuori di noi, e
affinché il nostro cervello possa leggere la realtà così come la vediamo. Quindi siamo noi e quest'altro essere, noi o quest'altra intelligenza. E può darsi che tutto l'universo non è altro che una grande intelligenza, un grande cervello che interagisce con il nostro cervello. E solo che il nostro cervello è limitato. E non riesce a vedere cosa c'è adesso qui nell'universo, cosa c'è adesso nell'universo. Vede in modo ritardato il nostro cervello, cioè ci impiega tempo per vedere. È troppo lontano, il nostro cervello non vede cosa c'è adesso nell'universo, vede a scoppio ritardato, vede il passato. Qualcuno dirà, beh, ma è la luce che impiega tempo per arrivare qui. Lo so, è la luce. È la luce che impiega tempo oppure è il nostro cervello. Che impiega tempo per vedere. E quindi forse è il nostro cervello che crea lo spazio, crea il tempo. E quindi questa mia poesia l'ho intitolata Un varco. Se spazio e tempo in realtà non esistessero, è forse la nostra coscienza ad aprire un varco nell'eternità? Spazio e tempo sono forse frutti del nostro cervello che li decodifica a misura delle sue possibilità. Ipotesi bella, ma Dio dove sta? Oltre all'eternità. Quindi spazio e tempo in realtà non esistono, è il nostro cervello che li crea, perché il nostro cervello vede. Decodifica l'eternità a piccoli intervalli e quindi crea il tempo. Il nostro cervello poi crea la lontananza, allontana le cose e quindi crea lo spazio, ma in realtà l'universo è tutto qui dentro di me, adesso. Ma è assurdo da pensare questa cosa, però potrebbe essere così. Potrebbe ben essere così. Cioè, in realtà lo spazio, la lontananza, cioè quelle stelle che noi vediamo così lontane, in realtà stanno dentro di noi. Stanno dentro di noi adesso, qui adesso. Però il nostro cervello, che crea lo spazio, la lontananza, le proietta lontane. Ecco perché quando io osservo una stella, io mi sento strano. Cioè, la cosa che, non lo so, forse se capita anche a voi, ma quando osservi una stella, la cosa che pensi subito è, io sto qui e la stella sta lì, cioè sta lì a milioni di chilometri, sta lì, ma quella in realtà non sta, ma chissà se sta ancora lì, io vedo la sua luce che è partita mille anni fa, e come, e sta lì ancora quella stella? Forse quella stella in realtà sta qui dentro di me, sono io che la sto proiettando. È strano, è tutto così strano, è un mistero. E poi il fatto del Big Bang, oggi in televisione hanno detto
hanno parlato della teoria del Big Bang, il Papa ha detto che la teoria del Big Bang non esclude l'esistenza di Dio. Ma ci sono molti fisici che dicono che il Big Bang in realtà è un'ipotesi, è una teoria fasulla, non c'è stato mai nessun Big Bang. E allora io penso, ma il Big Bang, cioè questa grande esplosione che ha proiettato l'universo da un unico punto, l'ha proiettato e quindi ha creato lo spazio e il tempo. In realtà questo Big Bang non avviene ogni volta che noi apriamo gli occhi, cioè chiudiamo gli occhi, l'universo rientra in noi. Apriamo gli occhi e proiettiamo tutto. E il nostro cervello all'istante proietta tutto. Quindi crea lo spazio e crea il tempo. Cioè il Big Bang avviene di continuo. Cioè ogni volta che noi apriamo gli occhi, proiettiamo l'universo lontano, vediamo le cose lontane da noi, ma in realtà quelle cose sono dentro di noi. Adesso, qui adesso. Qui adesso, perché l'adesso qui esiste solo qui, cioè esiste solo dentro di me l'adesso qui. L'adesso qui nell'universo, in un'altra galassia, non esiste, tranne che nella mia testa. Con il nostro cervello noi possiamo, con il nostro pensiero noi possiamo andare in un'altra galassia e pensare adesso lì che c'è. Ma materialmente non possiamo andare lì, ci vuole tempo. E fin quando che noi arriviamo, è passato del tempo, e quindi non è più adesso, è adesso lì, cioè è adesso in ogni spazio di tempo che noi percorriamo, ma è sempre adesso. Cioè l'adesso lì non esiste. Non lo so se è facile capire questa cosa. L'adesso qui, lì non esiste. Perché? Perché io devo andare lì. Ma ci vuole tempo. L'adesso qui esiste solo qui. Quindi adesso il tempo, qui lo spazio. Quindi spazio e tempo esistono solo qui. E quindi spazio e tempo fusi insieme sono l'eternità e quindi l'adesso qui è l'eternità. Se chiudo gli occhi, questo è l'adesso qui perfetto. E quindi l'eternità. Se apro gli occhi, ecco che si crea lo spazio, si crea il tempo, proietto le cose lontane da me. E quindi, ogni volta che apro gli occhi, c'è un Big Bang, proietto le cose nello spazio. La fisica quantistica le sta scoprendo man mano, le sta scoprendo queste cose. La fisica quantistica co ha scoperto che noi siamo co-creatori della realtà. Cioè, l'osservatore crea la realtà, crea ciò che vede, in un certo qual modo lo crea, influenza ciò che vede. Cioè la fisica quantistica dice che l'osservatore influenza ciò che vede. Ma potremmo dire che l'osservatore crea ciò che vede? Probabilmente. E quindi l'osservatore crea l'universo? Noi creiamo l'universo? Il nostro cervello crea l'universo? Probabilmente. È una proiezione del nostro cervello l'universo. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Io penso, il presente perfetto. E se i luoghi ove non sono adesso,
non esistessero ed esistesse solo qui e ora intorno a me. La differenza fra qui e lì qual è? Che il qui lo osservo. Gli altri luoghi lì, gli altri luoghi li penso, ma se li raggiungo, quel ricordo non è. Sono cambiati. Se le persone che adesso non vedo non esistessero, ma solo il loro ricordo e amore in me, la differenza fra vivi e morti qual è? Che io li penso, li amo, li raggiungo, ma sono cambiati, si sono evoluti. Ecco ciò che ho detto prima. Se i luoghi ove non sono adesso, in realtà non esistessero, ed esistesse solo il qui e ora intorno a me, cioè ciò che esiste in realtà è solo ciò che io vedo intorno a me e vedo lì in cielo. E allora la differenza fra qui e lì qual è? Che il qui lo osservo ed esiste, diciamo che esiste. Gli altri luoghi invece, ove non sono adesso, ove io non sono adesso, li penso, cioè per esempio penso alla casa del mio amico, penso alla luna, penso al sole, penso a un'altra galassia. Ma se li raggiungo, se io vado adesso da loro, quel ricordo non è più. Perché? Perché è passato del tempo e loro sono cambiati, perché tutto muta continuamente. Sono cambiati, quindi se parliamo di un'altra galassia, adesso io la sto pensando, ma se la raggiungo lei non esiste più perché è passato del tempo. E poi le persone che adesso non vedo non esistono. Cioè esiste solo il loro ricordo in me adesso. E quindi poi alla fine dei conti la differenza fra vivi e morti qual è? Cioè se un vivo, se una persona viva che adesso non è qui davanti a me, ma che io penso, però è viva, cioè sta in un altro posto adesso, ma è viva. E se una persona è morta, comunque non è qui vicino a me, come una persona viva che è lontana, però la penso, ce l'ho davanti a me, la penso. E allora qual è la differenza fra vivi e morti? Che io lì, cioè la differenza qual è? Che i morti non li posso vedere più, non li posso vedere più con gli occhi, non li posso sentire più con le orecchie, però li posso amare, però li posso pensare. Quindi l'unica differenza è che non li posso vedere, non li posso sentire, ma li posso amare, li posso pensare. Come posso amare e pensare i vivi che non sono qui vicino a me, ma che sono in altri luoghi? Vivi che se io li raggiungo sono cambiati. Cioè, e quindi è come se quando io non vedo una persona o quando io non vedo una stella, quella persona e quella stella esistessero a metà. Quando invece io li vedo, vengono all'esistenza del tutto, cioè io che sono co-creatore. Quindi
qui adesso intorno a me non c'è nessuna persona. Tutti i miei amici sono lontani da me. Le stelle sono in cielo. Non li sto vedendo, non li vedo. E quindi il qui adesso è qui, loro non ci sono, se li raggiungo passa del tempo, e quindi è come se adesso per me quelle persone e quelle stelle non esistessero. Cioè vengono all'esistenza solo quando io li osservo. Cioè esistono sotto forma, esistono a metà o non esistono proprio qui adesso. Non lo so se capite ciò che voglio dire. Sono cose, non lo so, sono cose forse stupide, forse che non hanno alcun valore, però sono mie speculazioni però che sono venute fuori dalla lettura di libri di fisica quantistica e dalla lettura della filosofia orientale. La filosofia orientale che dice che il qui adesso è la vita eterna, è l'eternità. E probabilmente ognuno di noi è il centro, è in ogni istante il centro di un Big Bang, il centro di una proiezione, della proiezione dell'universo. E quando io incontro un'altra persona, i nostri universi, che sono lo stesso universo, che sono lo stesso universo perché noi vediamo la stessa cosa, sì, i nostri Big Bang, le nostre proiezioni si incrociano, e incrociandosi l'un l'altra danno vita a me che creo lui, e lui che crea me. E quindi ci co-creiamo a vicenda. Quando invece non siamo vicini ma siamo lontani e non ci vediamo, lui per me non esiste più, perché io non lo posso vedere, non lo posso, non lo creo, cioè esiste in un altro tempo, in un altro spazio. Esiste in un altro tempo e in un altro spazio. Perché se io adesso lo voglio vedere, l'amico mio che sta a casa sua, se io adesso lo voglio vedere, non lo posso vedere, quindi è come se non esistesse. Se lo voglio vedere, lo devo raggiungere, ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo. Devo percorrere lo spazio. Anche i miei genitori che sono nell'altra stanza, adesso non li vedo. Adesso, qui adesso, ci vuole del tempo per andare, per vederli. Quindi qui adesso non esistono. È come se non esistessero. E quindi qui adesso non esiste l'adesso in un'altra galassia, l'adesso di un'altra stella a 1.000 anni luce da qui. Quell'adesso qui non esiste. E se io la guardo, se io guardo il cielo, non è altro che il passato. Non è altro che il passato. Non è altro che il passato, e quindi di nuovo, ecco di nuovo il tempo. Se io adesso osservo una stella, vedo il suo passato, ma quella stella adesso non esiste. Cioè, esiste o non esiste? Esiste o non esiste adesso quella stella? Non lo posso sapere, perché per saperlo la devo raggiungere.
E quindi ci vuole del tempo. E quindi quella stella adesso non esiste. E poi se non la guardo proprio, se non guardo proprio il cielo, cioè quelle stelle non esistono proprio. Perché non le proietto lassù. Stanno nel mio pensiero. Le sto pensando, però le sto pensando. Stanno nel mio pensiero. Come le persone defunte. Che le posso pensare, le posso amare, ma non le posso vedere. Invece le stelle le posso vedere, ma non sono qui adesso. Ciò che vedo è il passato. Insomma, ci devo ancora. Mi sfugge qualcosa ancora. Però, non lo so, potrebbe calzare il discorso. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Tutto è uno. Nello spazio non esiste il dietro, il qui, l'avanti, il sopra e il sotto, la destra e la sinistra. Anche il tempo non esiste per niente, perché passato, futuro e presente sono un tutt'uno. Il futuro di ogni uomo credo esista sotto forma di tratti già scritti, che è il karma prodotto dall'anima nelle sue precedenti vite e in questa vita. Gli spazi vuoti invece li scriviamo con le scelte che stiamo compiendo, che, se consapevoli, possono mutare molti tratti già scritti e modificarli in bene nell'evoluzione verso il regno dell'amore. Quindi, sempre la solita storia che il tempo lo creiamo noi, il passato, il futuro lo creiamo noi, il passato lo creiamo noi perché comunque qui dentro ce lo ricordiamo, quindi se io adesso qui penso al passato, lo sto creando il passato. Il futuro lo sto creando con le mie scelte, le mie azioni di adesso, e per chi crede nella reincarnazione, con le scelte e le azioni che ho compiuto nella mia vita precedente. Quindi tutto è uno. L'eternità è qui adesso. Io, tu e tutte le altre persone sono ognuna il centro dell'universo. Forse siamo noi gli dei creatori. A presto. Scusate se ho fatto un video un po' da scienziato pazzo. Spero abbiate colto qualcosa di ciò che mi sono sforzato di spiegare, ma non lo so, forse sono tutte cavolate mie, pensieri miei strani, però che derivano da molte mie letture, da molti miei. Dal mio, diciamo, ragionare sulle cose. Chissà. A presto. Ciao.